Al telefono con fanpage.it, Carlo Giovanardi, senatore di Idea. Buonasera. Senatore, volevamo chiederle un commento circa la sentenza della Cassazione che ha dato il via libera alla stepchild adoption in alcuni casi particolari per due donne. Sostanzialmente è stato concesso a una di adottare, quindi diventare madre della figlia del partner. Lei cosa ne pensa? Un vero e proprio imbroglio, uno sfregio al Parlamento e soprattutto alla Procura Generale della Repubblica, che il 26 maggio, anche su input di 20 senatori, si era costituita chiedendo, come la legge permette, che un tema così delicato e importante venisse deciso dalla sezione unita, che sono le uniche che possono dare un indirizzo giurisprudenziale univoco e che la Procura Generale ha esplicitamente chiesto, in quanto avendo il Senato tolto la stepchild adoption dal provvedimento sulle unioni civili, essendo la cosa di grande interesse e rilievo, fossero le sezioni unite a decidere. Invece la prima sezione non ha avuto neanche l'educazione di rispondere al procuratore generale, che comunque aveva detto che nel nostro ordinamento non esiste, e ha deciso unilateralmente, Sì. stracciando principi fondamentali dell'ordinamento. Perché, ripeto, sono le sezioni unite che possono decidere cose così delicate. E quindi rimane aperto il problema che la Procura Generale aveva sollevato, che continuano ad esserci sentenze le più variegate, le più contraddittorie, finché non si pronuncia le sezioni unite. Quindi siamo di nuovo di fronte a un imbroglio, a una forzatura. Siamo veramente in un clima assolutamente torbido che straccia i principi della democrazia. Dov'è il Parlamento che stabilisce se il signor Nicky Vendola, quando torna in Italia, può adottare o non adottare il bambino che si è comprato in Canada? Non i magistrati. I sostenitori della Cirinna dicono che comunque nella legge è prevista un'apertura. Va a prendere i giornali un mese fa, Sì. quando è passata la legge, e Sì. leggerà ovunque Sì. che la legge era passata attraverso un compromesso, Sì. perché Alfano, eccetera, hanno ottenuto lo stralcio della stepchild adoption, che era stata tolta dalla legge con una scelta politica chiara del Parlamento che faceva passare la legge delle unioni civili, ma non dalla stepchild adoption. È chiaro di così. E qui siamo veramente una deriva di furto della legalità.